Da una bambina piagnucolona e rotta, questo è d'amore. Vabbè, vi volevo far vedere quanta era carina. Vabbè, raga, andiamo. Comunque, ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Eccoci qua, tutti e tre insieme, sempre in mezzo al caos, ma non perché casa è un caos, siamo noi un caos. Ogni volta che ci prepariamo per uscire, raga, un casino tremendo, e noi lo odiamo questo momento, lo odiamo. Uscite casa. Sì, allora ci becchiamo dopo in macchina. Allora, mo forse possiamo parlare tranquillamente, perché c'è proprio il caos. Giordano che sclera, lei che piange, io che corro a destra e manca per non far mancare nulla, ovviamente a lei, perché ci infico questo, il ciuccio, il cappello, il giacchetto, e la merenda, il cucchiaino, ogni cagata. Mi vedi a me che faccio tutun 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 tutun, vedo Giordano seduto sulla sedia che sclera come un addannato. Nel mentre stavamo per scendere le scale è venuto il corriere, sono veramente contenta perché stavo aspettando questo aggeggio proprio come i bambini piccolini, non vedo l'ora che arrivasse, avevo paura che arrivava mentre non eravamo a casa e io invece lo volevo subito, e Giordano adesso me lo dà. Insieme a questo, per le scale abbiamo trovato anche una bella bolletta, l'Atari, c'è cioè l'immondizia, 87 belli euro da pagare, 87. Da pagare 86 più 87, ah 86 più 87 euro, sì. Ah ok, sono sempre a pagare bonnezza, non lo so perché, vabbè, e niente, se Giordano mi passa Amazon, voglio aprire questa cosetta che è tanto utile e carino, adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Nient'altro è che questo qui praticamente è l'anello magnetico per il telefonino, perché avendo il telefono comunque abbastanza grosso non ce la faccio a tenerlo con una mano, poi è veramente utile perché può fare anche da supporto sia verticalmente che orizzontalmente. Carino, carino, veramente. Ma adesso lo proviamo subito. Basta semplicemente avere la cover con questo cerchiettino qui. C'ha un nome ma adesso non me lo sto ricordando, My Safe, My... una cosa del genere. E vediamo. E mentre Sofia come sempre fa i capricci, eccolo qua, ve lo faccio vedere, quanto è bello. Ha questo anello, ma ha un doppio anello proprio per fare da supporto. Ora lo appiccichiamo subito, vediamo. Bello, guardate. Perfetto, ecco qua l'anello, e è molto resistente. Vabbè, comunque mi entusiasmo per poco, carino, utile soprattutto perché ha il telefono comunque che con una mano fa fatica. Sofia che si lamenta di continuo, non gli sta bene mai niente, sono tre video che dico le stesse identiche cose, però la regala è monotona, voglio essere monotona anch'io. Allora, ultimamente, raga, quando andiamo in giro non riesco più a vloggare, non avete visto praticamente nulla di quello che abbiamo fatto. Siamo venuti qua alla Dispoli perché non ve l'avevamo nemmeno detto. Sto girando negozi e negozietti per cercare uno, un coprispalle per Sofia del vestito, perché quando ho comprato il vestito non ho preso quello che, diciamo, era abbinato, perché non era così tanto abbinato secondo me, perché era in maglia, mentre il vestito è comunque sul, non so, raso, tipo quel tessuto elegante e liscio, non penso che sia raso vero, però mi avete capito, per farvi capire, tipo raso, e sì, sul lucido, e non mi piaceva questa cosa in maglia, cioè non ci azzecca. Allora sto cercando un coprispalle in raso, ok, quel tessuto lì comunque sia, che non so come si chiami, l'avevo visto online, dovevo prenderlo subito, sono stata una stupida, era carino, come dico io, a manica lunga soprattutto,
E niente, sold out, non sono riuscita a prenderlo. Oggi l'ho dato tutti i negozi anche qui alla Dispoli, che sinceramente ce ne sono tantissimi per i bambini. C'erano tanti vestiti da cerimonia, ma non avevano quello che stavo cercando. In più stavo cercando anche una camicetta da mettere sotto al tagliere che mi sono comprata. Io non ho trovato nulla, però la cosa fondamentale era anche cercare un qualcosa per Giordano. Giordano ha trovato camicia, pantalone, e poi gli ho fatto prendere anche un giacchetto di jeans beciolino, veramente molto carino. Ora non so se lo utilizzerà per il battesimo o comunque se lo ritrova, perché è veramente carino. E niente, adesso siamo ritornati in macchina. Sofia, ragazzi, è sempre così, cioè oramai nei video la sentirete soltanto lamentarsi. Vuole stare in braccio? Non lo so, raga, gli si è preso una cosa morbosa, non lo so che cos'ha. Così non l'ha mai fatto, sono giorni che fa così. L'ha fatto anche nel passeggino, l'ha fatto anche in tutto il tragitto. E la cosa che mi preoccupa è che sta iniziando adesso, che ancora non siamo partiti, e abbiamo 40 minuti di macchina prima di ritornare a Civitavecchia. Ma vuoi far vedere? Che carino, quanto sei brutta? Ghi? Mi fai ghi a loro? No, sei brutta! Sei brutta! Sei brutta! Allora, eccoci qua di ritorno a casa. Io e Giordano abbiamo cenato strada facendo. Ora sto facendo mangiare Sofia la lamentona, che fa i capricci. Oh, brava! Mo sta mangiando. In Giordano stiamo valutando se fare i giovani e uscire, visto che è sabato, o se fare i vecchi e guardare C'è posta per te. Lo so che adesso a chi stai guardando C'è posta per te dirà: io non sono una vecchietta. Si scherza. Comunque, se fare cose proprio movimentate o se stare davanti alla televisione e guardarci. Raga, cioè, ormai non faccio... Ormai è così. È così. La vedevate sempre sorridere? Ecco, come vi beccate anche Sofia lamentona. Oh, che non c'ha motivo, raga, vi giuro, non c'ha motivo. Pannolino cambiato, anzi, si è fatto pure 40 minuti di sonno in macchina. Mo sta mangiando. Ecco, vedi, mo ha preso in mano questo coso e si è zittita. Se gli dai una cosa nuova in mano, si azzittisce e mangia. Cioè, mi dite che comportamento è questo? Che comportazione è questa? Tutto questo, pazienza. Una cosa. Diventerò santa Samantha, diventerò una santa. Tra Giordano e Sofia, regà, ultimamente proprio mi stanno a mettere proprio a dura prova. Brava, miam. Ti piace? Digli ai chicchierini cosa stai mangiando. Sto mangiando il salmone. Vabbè, la sua pappetta solita, ma all'interno c'è il salmone. Bravo. Vabbè, io do la pappa a Sofia e poi decidiamo cosa fare in Giordano. Tanto io lo so come va a finire. Pigiamino io, pigiamino lei, pigiamino Giordano. Che vuol dire? C'è posta per te. Però c'è posta per te col pigiamino, però Giordano ha detto: io un bicchierettino di vino me lo faccio, sì, comunque. Sì, sì. Vero, rilassante, vero. Dai pure a Sofia abbiamo fatto bere il vino, dai, si vede, eh? Sì tutto così. Ha detto che oggi no, stava Babbo Natale. Oggi abbiamo incontrato Babbo Natale in incognito, che gli sorrideva, guardava, sì. Gli sorrideva a Sofia per vedere se stava a comportamento. Sì. E lei cominciava a urlare come una matta quando Giordano si avvicinava e diceva: quello è Babbo Natale che ti sta guardando, raga! Carina. No, raga, non si arregge, però... Però, raga, è troppo carina. Ma tante volte pure quando non si arregge Giordano se la fissiamo, perché lo sappiamo che in quel momento sono capriccetti sua, e ridemo, cioè a una certa se la prendiamo a ride. Anche, raga, vi giuro, quanto stanca. Sì, voglio essere ripetitiva, non mi sto lamentando perché questo fa parte anche dell'essere mamma, di tutto ciò che ho sempre desiderato. Si sa che i neonati ti danno da fare, ci si stanca, però quando poi li guardiamo c'è un amore proprio, non lo so, non lo riesco nemmeno a spiegare, però vabbè, io passerà. Non lo so spiegare. Io. Io.
Ma allora, ma questi piedini qui puzzolenti? Lo sai che non c'hai nemmeno il sacco Nanna, mamma? Perché gliel'ho lavato stamattina. No, 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 ce l'ho. Gliel'ho lavato stamattina sperando che lo trovavo già asciutto, ma con il cavolo è bagnato questo. E ho quello di Primark, che è un'insaccata praticamente. Tra un po' sarà una salsiccia, amore, un tutto così. Una salsiccia sto. Perché non c'hai i piedi. Vabbè, raga, io concludo qua questo video. E ci vediamo al prossimo. Io non so quanto ho registrato, sinceramente. Se vedo che il video è corto, lo riprendo. Se vedo che già è 15 minuti, 12, 13, ve lo lascio così. Cioè, nel senso che non lo continuo. Ecco, non allungo il brodo inutilmente. Ecco. Anche perché la giornata è finita. Che? Che no! Non si vede. Sì, sì, no, perché ho voglia di che si vede. Tu sta il piedino, non si vede. Sì, perché? Dai, ci manca, cioè, Giordano sta facendo. Sinistro. No, no! Perché ce l'ha mezzo sudaticcio. Ma dai che te ridi! Lei rideva, questo così rideva. Così le rideva. Basta. Basta che non fate sui vetri che l'ho pulito. Pure dopo ho fatto già papà, sai? Che? Sul vetro del bagno, così. Stavo piano, l'ho messo lì così. Ma te? Certo. No, vabbè, ce la posso fare. Non è lei che guarda quello che vuoi sì, fare? Sì, sì, sì. Comunque capita sempre così. Io vado nei negozi perché devo comprare io puntualmente, raga, compra Giordano. E io nemmeno una magliettina sono riuscita a prendermi. Però sono contenta che è riuscito a comprarsi tutto lui. Da che era l'ultimo a comprare le cose, cioè non sapeva nemmeno, non aveva nemmeno idea di cosa prendersi, a che si è vestito. Mancano solo le scarpe. Basta. Io la camicia, maglietta, non lo so, l'intento mio è farmela beciolina con le scarpe e con il tacco nude. A me sarebbe piaciuto nero, una camicia nera e il décolleté nero, però giustamente con il talier celestino, carta da zucchero praticamente, boh, non lo so, non lo so. Vabbè, comunque raga, ci vediamo al prossimo video. Noi siamo in Osanna, ma piagne con C'è posta per te. E vi mandiamo un grosso bacio e al prossimo video. Ciao ragazzi!